Ciao fans! Ciao fans! Non so dove guardare. Lì devi guardare. Oh, okay. Questa è la camera principale e quella è la seconda camera. Ok. Come siamo tecnologici, eh? Wow. Vabbè, Luna, perché siamo qua oggi? Perché vogliamo spiegarvi tutto il percorso che abbiamo fatto in questo ultimo giro. Ma prima facciamo un po' di promozione. Ah, allora vogliamo farvi vedere il nostro merchandising online su YouTube Shop Italia. Questa non è online perché è un'edizione personale limitata, però la sua sì. Sì, ecco. Quindi prima o anche nel mentre o anche dopo che vedete questo video, andate su YouTube Shop Italia, trovate tutta la nuova collezione del nostro merchandise, ci sono felpe, magliette, tazze e basta. Tra poco ci saranno anche le canotte, anzi forse quando uscirà questo video ci saranno già. E l'anno prossimo cosa ci saranno? Anche i cappellini! Caspita! Poi magari se c'è tanta richiesta metteremo anche i portachiavi e poi chi lo sa, potremmo mettere anche le nostre action figure. Non so cosa sono tipo come quelle dei supereroi della Marvel, le statuette. Ah beh. Si chiamano action figure perché è un modo più figo di dire pupazzetto, non so come lo puoi chiamare. Ah ok, wow. Però quello, cioè, bisogna così farne di magari strada. Magari fanno dei cartonati. Se lo dovessero fare, fatelo più alto, perché se lo fate a grandezza naturale penso che poi la gente rimarrebbe delusa. Ma hanno detto che sei alto 1,95. Infatti poi giro queste cose ai miei amici, tipo, dico, ma raga, sapete che hanno detto che sembro 1,95? E poi gli dico, cioè mando tipo i messaggi dove scrivo che sono 1,72 e loro mi dicono, ecco, adesso ti dobbiamo segnalare alle Nazioni Unite perché dici cazzate. No, però è vero, 1,72. E vabbè, è così. Loro dicono di meno, ma millantano. Dicono falsità. Ah, ok. Ecco. Ma parla come mangi. Comunque, siamo qui perché una delle cose che spesso ci chiedete nei video, nei commenti o anche su Instagram, è quello di spiegarvi esattamente che percorso abbiamo fatto, magari mettendo il link di Google Maps. Qual è il problema, però? Perché c'è un problema per cui abbiamo smesso di farlo. Che mettere tutta la mappa per punti, se si carica un video in inverno e quindi si va su Google Maps d'inverno, non ti fa passare dalle strade chiuse. E questa paradossalmente è una grandissima cazzata di Google Maps, che non ti permette di fare un percorso se quella strada è chiusa. Cosa ti permette di fare però? Di farlo a tappe, cioè tipo da A a B, non puoi metterci perché non te lo fa fare, però da A a B, poi da B a C, cioè devi creare più percorsi. E così te lo fa fare perché ti fa mettere quando vuoi partire. Mentre se metti più di due punti, non ti fa scegliere quando partire. Il che, cioè, se fai una roba, falla bene. Cioè, sembrano le robe fatte un po' a metà. Quindi, per fare questa cosa, abbiamo dovuto creare una serie di salvaschermo, cioè, non so, di print screen, come si possono, cioè, di... Le screenshot. Abbiamo screenshotato il monitor del Mac facendo tanti screen che sono tipo da A a B, da B a C, da C a D... E però non abbiamo potuto fare da BCD tutti attaccati perché Maps non lo fa fare. Quindi questo era il motivo per cui abbiamo smesso di metterli nella descrizione del video, perché c'è, nel senso, se un video, ci sono tre video che vanno da un punto A a un punto, cioè, a volte con gli intermedi, cioè, non ha senso, tipo, ci sono tre video lo stelvio, cosa metto in tre video lo stesso percorso, non ha senso, capito? Invece a fine video spieghiamo tutto. Vabbè, comunque il succo qual è? Il succo è che siamo qua perché ci chiedete di spiegarvi esattamente che percorso facciamo per poi rifarlo, e oggi ve lo spieghiamo esattamente. In più, nella descrizione del video ci sono tutte le tappe che abbiamo fatto, cioè proprio quelle che dovete mettere nel navigatore. Siccome lo farete d'estate, Maps ve lo farà fare. E vi abbiamo scritto anche quanto tempo ci abbiamo messo e i chilometri totali, così proprio sapete, anzi ho messo anche se la difficoltà è bassa, media, alta. Bestia! Cioè, in questo caso che l'abbiamo fatto in senso antiorario, ho messo difficoltà medio-alta, perché scendi dallo stelvio, scendi dal lato difficile. Se invece ho scritto farlo in senso orario, cioè al contrario come l'abbiamo fatto noi, ho messo difficoltà alta perché dovete salire allo stelvio dal lato con i tornanti stretti, che è più difficile salire che scendere, come abbiamo visto che, cioè, è facile cadere se avete le moto pesanti. Buzzini uguale efficienza. Quindi ho pensato anche a questa cosa incredibile, e pensate, non copio nessuna, è tutta farina del mio sacco. Quindi vi spieghiamo il percorso dopo tutto questo giro di parole per dirvi cosa facciamo. Anzi, ve lo spiega Luna perché è ferratissima sulle mappe e sa tutte le strade a memoria.
Ti è piaciuta questa cazzata? Prima di fare il video le ho spiegato cosa avremmo fatto oggi. C'è stato un attimo di silenzio e mi dice: ma io cosa devo dire che non so mezza strada? Mi fa: io so andare da Bema allo Stelvio, fine, poi il resto dillo tu. Io seguo cartelli. Ok, vabbè. Appurato che Luna fondamentalmente più che cartelli segue me, perché io faccio strada e viene dietro. Ma comunque, a parte questo, siamo partiti da Bema alle 9:15, 9:20 del mattino circa. Non ci interessa. No, invece è rilevante, perché siamo tornati alle 10:10 e almeno uno sa quante ore ci vogliono farlo. Ok. Siamo partiti da Bema circa alle 9:10, 9:15, 9:20, non mi ricordo, comunque circa alle 9. Da Bema siamo andati a Bormio, quindi è la prima tappa. Da Bormio siamo saliti allo Stelvio, dal lato lombardo, che qualcuno dice lo Stelvio non è divertente. No, lo Stelvio è divertente a salire dal lato lombardo, perché ci sono dei punti anche veloci. Dai, divertente, io mi diverto a farlo. Sì, dalla parte del Trentino fa un po'... Sì, salire dalla parte del Trentino appunto è più difficile e non è molto divertente, mentre salire dal lato lombardo è più divertente, è più facile e secondo me ne vale la pena. Poi dallo Stelvio siamo andati al lago di Resia, quindi siamo scesi tutto dallo Stelvio, arrivati in fondo è una sola strada, arrivati in fondo alla strada, dopo il passaggio livello che si vede nel video, si gira a sinistra, poi sempre dritta è arrivata al lago di Resia dove c'è il campanile, poi da lì avanti un paio di chilometri c'è la dogana austriaca e entrate in Austria per pochi chilometri, perché poi girate verso sinistra e andate verso la Svizzera. La città si chiama Martina, da mettere nel navigatore, non la Martina, Martina e basta. Poi da lì dovete seguire per Zernez, che non so se si pronuncia così, ma è scritto così. Zernez, non lo so. Zernez. Che è una cittadina svizzera dove c'è il bivio che porta all'Höfenpass, che è nel parco nazionale svizzero. Come si bravo a pronunciarlo? Höfenpass. E la particolarità del parco nazionale svizzero è che è uno dei pochissimi posti in Svizzera in cui non si può far volare il drone, quindi se ce l'avete occhio, perché poi in Svizzera vi blindano, vi blindano in generale, quindi è meglio non far cazzate in Svizzera. Poi dall'Höfenpass scendete in Valmustair, che è dove c'è l'Umbrellpass. Sì, Valmustair si chiama, non so se si pronuncia così, è scritto Valmustair. Mustache. Vabbè, comunque scendete lì, è la strada una sola, arrivate alla cittadina di Santa Maria e fate l'Umbrellpass. Infatti si chiama anche gioco di Santa Maria l'Umbrellpass. Oh, e quando uno sa le cose deve dirle, non è che siamo qua a far ballare le scimmie. Ma arriva anche Piero Angela? Non lo so, se lo inviti magari viene. Ma suo figlio? Alberto? Sai che pare che sia uno dei... Cioè, quando hanno fatto il sondaggio chi ti vorresti portare a letto, le donne italiane hanno votato tantissimo. Ti giuro, era tipo... Forse era il primo in classifica. Ma perché sai perché? Perché la conoscenza attira. Se lo dici tu... Sì, no, effettivamente... Intelligente. Secondo me attira di più andare in palestra, che è il motivo per cui mi ero iscritto nel 2012. E ha funzionato. Sì, ma anche la cultura, cioè quando vedi un uomo che anche se non è bellissimo però è intelligente, anche quello attira. Sai cosa sempre spiazzato in realtà? Perché quando mi vedevano in palestra, perché la maggior parte delle ragazze l'ho conosciuta in palestra, mi vedevano e pensavano fossi una capra, perché associano bel fisico a idiota, e c'è questa associazione. Poi quando dimostri che non è così, la gente ci rimane malissimo, cioè non capisci, cioè... Le spiazzi delle ragazze in questo modo? Perché sono quelle eccezioni. Sarà quello. Comunque andate in palestra se volete avere... In palestra funziona... Adesso sono chiuse, però magari quando esce il video sono aperte. Comunque iscrivetevi in palestra che funziona e... Approvato. Luna, se mi avessi conosciuto ed ero secco o non... Cioè, la sincerità premia sempre. Sii sincera. E beh, sicuramente quanto ha contribuito? Sarebbe stato un bel paio di punti a sfavore. Infatti la prima cosa che ho notato quando sono entrata in macchina è stato queste belle braccione. Questo funziona, cioè è proprio tipo questo più questo vi fa avere questo. Vabbè, adesso è già un po' carente perché... sono chiuse da metà ottobre le palestre, stiamo registrando a fine marzo. Però vabbè, cioè qualcosa faccio, mi alleno due volte al giorno, stiamo uscendo del tema. Comunque, il succo è, arrivate al gioco di Santa Maria, l'Umbrellpass, da lì siamo scesi a Bormio, praticamente rifate un pezzo di strada che avete fatto al mattino per salire allo Stelvio. Quando arrivate giù a Bormio, c'è la strada che porta verso Livigno,
e fate altri due passi per arrivare a Livigno, che sono il Foscagno, che è dove c'è la dogana, e occhio a comprare la roba a Livigno, perché quando siamo andati noi, la gente che stava tornando, cioè non è che torni il Livigno è Italia, però tornava in Italia da Livigno, che è zona franca. Ti ricordi che coda c'era, che stavamo controllando? Beh sì. Quindi, cioè, occhio a dire vado a Livigno, mi riempio la macchina di roba, perché se poi vi fermano in dogana vi fanno la multa e più vi fanno pagare l'IVA che non avete pagato, quindi occhio. Ma perché ci sono delle quantità massime da comprare? No, in teoria dovresti dichiarare tutto quello che compri. Ci sono delle quantità massime per le sigarette e la benzina. Che hanno, e gli alcolici che c'è il monopolio dello Stato. Per tutto il resto in realtà dovresti dichiarare o pagare l'IVA quando esci. No, appunto, però se vi beccano con una... Cioè, cos'è che fanno tutti? Adesso ve lo spiego, ma non fatelo perché sarebbe tipo induzione a delinquere. Compra la roba, la tolgono dalla scatola e la scatola la imboscano. Così se ti fermano, ti controllano, tipo compri l'iPhone, ce l'hai fuori dalla scatola. Cioè, se arrivi lì, ce l'hai nella scatola con lo scontrino attaccato alla scatola, poco furbo. Se lo togli dalla scatola, te lo metti in tasca, non è che ti perquisiscono, cioè, credo. Insomma, a me non è mai capitato. Comunque, il trucco, eventualmente, se ve lo dico ma non fatelo, se uscite dalla parte svizzera è più difficile vi controllino, soprattutto se uscite a orari tardi. Tipo noi siamo usciti da Livigno alle 8 e 10, la dogana deserta, la dogana svizzera giù deserta, l'altra dogana italiana deserta, quindi potremmo fare la rotta del contrabbando. Sì, infatti. Vabbè, comunque fate il Foscagno, poi fate l'Eira, che è lì attaccato praticamente, e scendete a Livigno. Una volta arrivati a Livigno, noi siamo andati al lago girando a destra, però beh, non è che è indispensabile, però è molto bello il lago ed è lunghissimo oltretutto. Se invece girate a sinistra, andate verso la forcola di Livigno, che è 2315 metri. Come ti ricordi la montagna bianca, la pare finissima, che c'era quella mega massicciata di calcare bianca dove mi sono fermato a far volare il drone? Ma non era San Biolina? Mi sembrava tipo calcare, tipo le formazioni dolomitiche. Vabbè, comunque il forcola è molto bello perché c'è questa massicciata bianca bellissima. Se arrivate col sole poi è ancora più bello perché spicca. Noi siamo arrivati di carabuio, bello comunque, ma col sole più bello. Poi avanti di lì c'è la dogana svizzera, perché entrate in Svizzera e lì c'è un bivio dopo la dogana. Destra, Bernina, sinistra scendete verso Tirano e Poschiavo. Noi non siamo andati al Bernina perché era tardissimo, però sono veramente tipo 3 o 4 km e se arrivate lì ed è presto salite perché vale la pena. Quindi siamo scesi verso Tirano, c'è l'altra dogana per rientrare in Italia, arrivate a Tirano, girate a destra, c'è tutta la statale della Valtellina, altri 60 e passa chilometri e si torna a Bema o comunque tornate verso dove volete andare voi, insomma. E tu dirai affannata, affannata. Questo volevi dire? E non me li metti così. E niente, questa era la spiegazione del giro che abbiamo fatto. E ci sono tutti i print screen che sono passati nel mentre. Ci sono tutte le tappe da mettere nel navigatore nella descrizione del video. E boh, direi che può essere tutto. L'unica cosa, se volete accorciare il giro, c'è un modo. Quando arrivate poco prima dell'Öfen Pass, c'è un tunnel a pagamento che porta direttamente a Livigno, quindi arrivate a Zernez, andate verso l'Öfen, lì però c'è il tunnel che va verso Livigno, fate questo tunnel di una decina di chilometri mi sembra, adesso non mi ricordo esattamente, arrivate a Livigno e quindi vi tagliate il pezzo di salire all'Umbrail per poi riscendere a Bormio, per poi fare il Foscagno, l'Eira, quindi accorciate di un'ora e mezza, un'ora e 45 sicuramente. È vero, ti ricordi c'era il tunnel? Mi guardi come se stessi dicendo delle robe... No, me lo ricordo. Ah, ok, che ti ho detto col c***o che paghiamo il tunnel. Ovvio. No, poi vabbè, volevo fare l'ombra nel senso opposto perché non l'ho mai fatto. E l'Öfen Pass neanche. Anche se l'Öfen Pass mi ha un po' deluso, Parco nazionale svizzero, uno pensa, dice, è l'unico parco nazionale che c'è lì in zona, pensi che sia una roba fotonica, in realtà, è più bello il Fluela Pass, per dire, con i due laghi. E quindi questo era quanto... E basta, vi ricordo di passare dal nostro shop, così... Aspetta. C'è un... Cioè... Perché sei andato sotto il tavolo? Capissi, no. Perché l'evidenziatore è già arancione? Dai che va. Ah, mi dai il voto? Volevo esprimere un mio giudizio per questa... Per questa interrogazione di Buzzini, come sempre... Ottima.
Ah, ok, è tutto improvvisato. Non era preparata sta roba, infatti non capivo. 10. 10. Grazie. 10 cuori per te. No, stavo dicendo, andate nello shop perché tutto il ricavato che arriva da lì noi lo investiamo. Ma non è vero, ma no, non diciamo queste cose che poi dopo ci denunciano. No, non va in beneficenza. Tutto il ricavato viene tutto il ricavato viene reinvestito in materiale, attrezzatura per fare i video. Quindi in realtà se i video vi piacciono, l'itinerario vi piacciono, Luna vi piace, io non ve lo dico neanche perché il 90%... No, in realtà non è vero, Sai che su TikTok c'è più pubblico femminile che maschile? Tipo 60-40? No, assurda questa roba, Tutti per Buzzini. Se tu pensi che in un canale di motori, comunque di moto, c'è più pubblico femminile che maschile, cioè è una roba assurda. Ah, perché TikTok lo usano più le ragazze, no? Ma che cazzo? No, non lo so. Comunque, cioè, vuol dire che tante ragazze... Cioè, assurdo nel senso che uno pensa alla moto come, magari sbagliando, come più una cosa maschile. In realtà tantissime ragazze si stanno avvicinando al mondo delle moto negli ultimi anni. Brave, brave, brave! Emancipazione! E questa roba qua si vede poi nelle statistiche che vediamo noi nell'analytics dei vari social. Qua tantissimi poi ragazzi dicono ma dove l'hai trovata una come Luna che va in moto, Allora, l'ho trovata bene, ma c'è già il video in cui vi spiego come ho fatto. Mi raccomando, osate sempre, perché chi osa vince, chi non osa niente, sta lì a casa e sta su Pornhub chi non osa. Quindi osate, che al massimo vi prendete un no, vabbè, pazienza, meglio un no che un chi lo sa e poi siete lì su Pornhub. Se non si dicono queste cose, ci sono i bambini. E che cosa c'è? Beh, un bambino non sa cosa è Pornhub. Sì, vabbè, comunque non si dicono. Beh, non è che si viene a parlare, vabbè, comunque osate sempre perché funziona. Beh, comunque non ho ancora ricevuto un anello un fiore, niente. Un fiore non è vero, perché sono anche in camera, cioè quello che abbiamo preso a Cognolo, dove c'era aprire la teca solo in caso di vero amore, c'erano solo le rose di San Valentino. Adesso non vogliamo vedere cosa farà per questo anniversario. Niente, vado a prendere sushi. Ah, ma il video esce quando l'anniversario è già passato da un pezzo, quindi vedremo se si supererà Buzzini. Magari mi porta, oltre che al sushi, anche al giapponese a casa, come dimostrazione. Ma se zona rotta, ma dove... Ma poi il giapponese, ma cosa te ne fai, cosa te ne fai di un giapponese che, cioè, si sa che... E magari mi impiatta il sushi a forma di cuore, no? Ah, ok, no, pensavo per altre robe, che dicevo, beh, potevi scegliere, insomma, una parte del mondo dove ci sono cose più grandi. Sai, in Africa ci sono le giraffe, gli elefanti, tutte cose grandi. Ah, ok. Gli ippopotami. E il me piace sci. Vabbè, comunque, detto questo, tutto quello che arriva dal merchandise viene reinvestito per i video, quindi comprate il merchandise. Abbiamo una pagina dedicata dove postiamo poi le foto di chi lo compra, vi tagghiamo ovviamente. Si chiama The Moon Riders Collection. Che ha creato lei. Vi ringraziamo per la fiducia, per gli acquisti e soprattutto per le visualizzazioni, che negli ultimi 6 mesi sono veramente... Non saprei neanche io. Boom boom. Esatto. E basta, questo è quanto. Grazie per aver visto questo video. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e inviate ai vostri amici e... Non lo so. Seguiteci anche sugli altri social. Basta, stai un po' decadendo, Non lo so, non so più cosa scusate, dire. Scusate, cioè, no, perché adesso... No, vabbè, no, vabbè, no, perché, no, scusate. Dai, cioè adesso ti capito, metto un meno capito, perché cioè parlo solo io di qualcosa anche tu perché... cioè è solo mia l'iniziativa, cioè nel senso che un po' è... prolisso troppo, cioè nel senso un po' il finale un po' decadente Buzzini, meno sul registro, perché anzi adesso ti metto anche un pipì. Parole pesanti perché ho detto Pornhub. Parole pesanti, come diceva la mia prof di italiano le superiori. Colombo, ti metto un pipì sul registro. Ricordiamo che è tratto da una storia vera. Vero, Parole pesanti, Quindi ti metto un parole pesanti. Ti ho passato la media. Ci vediamo venerdì prossimo. Anzi, no, in realtà c'è un video anche la domenica. Vabbè, comunque, attivate le notifiche, che così non vi dobbiamo neanche dire quando c'è un nuovo video, perché vi arriva la notifica e ve lo guardate. Bene. Fate self service. Ciao fans! Ciao fans!